anni 30, e guardate con che cura, no, veniva, cioè la parte importante era questa, no? Quindi il senso della composizione, dell'originalità, lo sguardo che in realtà è qua e non qui, insomma c'era un'attenzione molto particolare. Fate il conto che questa gente, come abbiamo fatto noi quando eravamo più giovani, prima di tirar fuori dalla camera oscura una stampa, ne buttavano via 20, no? Tutte quelle che oggi conserveremmo, perché era la stampa, inutile dire analogica come ovvio, camera oscura, era un esercizio di stile che in genere non si lasciava agli stampatori, con l'eccezione dei reporter, per ovvie ragioni, che o vai in giro per il mondo stampi due cose. Per il resto in realtà erano loro stessi ed era la logica della foto singola, sempre con l'eccezione dei reporter, questo è ovvio. Però quello che mandavano anche i reporter era la foto singola che piaceva, che mandavano in giro. Il bello di queste foto è talvolta il retro, perché trovate, come lo vedranno sapere, i timbri o gli adesivi dei vari premi in cui erano stati. Quindi prendevano una foto, la mandavano in giro in tanti concorsi, e spesso vincevano, erano segnalate, e questo impreziosisce queste immagini. Lui che cosa fa? Lo mandano, lui sbaglia soltanto il primo servizio lo sbaglia, torna da Enzo Biagi, ha detto il primo è impubblicabile, dal secondo in poi deve andare avanti bene, perché sennò è finita. Dunque lui ha pubblicato più di 100 copertine di Epoca, ha fatto il giro del mondo, mi pare una ventina di volte, non ha più sbagliato. Ma poi è esperienza e emotività. Allora lui fa questa cosa, lo prendono e lo mandano in nave, perché allora si andava in nave a New York, perché costava meno che l'aereo, per fare un servizio sulla moda italiana che doveva essere esportata. Quindi lui in questo mese fotografa tutte le modelle all'interno della nave, vanno là, fanno tutti i loro servizi. E lui per la prima volta guarda New York e gli viene un'idea. Quindi manda un telegramma, così si faceva a Epoca, e dice non torno con la nave, integro il costo del biglietto della nave, mi compro un aereo e sto una settimana a New York, dove ha fatto un lavoro personale, cioè lui era assunto, ha pagato per farsi un lavoro personale. Allora, lo prendo come esempio, così si faceva però, questo voleva dire passione, non aspetti un po' rigidi e un po' clamorose. E va in giro a fare queste foto che sono di una antiretorica straordinaria. Proprio un viaggio intorno alla città, così com'è. Non ci sono i grattacieli dal basso in alto, ci sono i grattacieli dall'alto in basso. Fa delle riprese andando sulla Panama e poi fotografando gli altri, ma non c'è quello che abbiamo fatto tutti la prima volta che siamo andati. Questo ad esempio è un lavoro che lui aveva fatto in Sicilia. Era andato in Sicilia con due macchine fotografiche, una gli avevamo prestata, l'altra per la sua, e una bicicletta a motore. Una bicicletta motore, c'erano queste. Il suo viene molto dopo ed è comunque una motocicletta, si è oscurito. Il moschito, si chiamava moschito perché aveva questo rumore non proprio da Ridenzo. Non vuole talare io, però c'è. No. Anch'io. No, era proprio questa. Perché lui era un appassionato di fotografia, andava nei circoli veneziani, qui siamo in questo ambito, la prima volta che entra gli dicono: lei ha una grande fortuna, avrà una grande. Reuter e Reuter hanno lo stesso suono, quindi gli davano quel tipo
Quindi il padre dice, tu hai fatto degli studi e farai quello che devi fare, no? E lei dice, io voglio fare il fotografo. Bene, allora facciamo così, ti do un anno di tempo. Se fai un libro fotografico, bene, se no obbedisci a me. Allora se obbediva io, un genitore. La mia generazione ha imparato a non farlo. E lui che cosa fa? Prende questo moschito, si era comperato, era proprio una bicicletta con l'aggiunta di un motorino 50 centimetri a conservatorio sotto la sella. Conservatorio sotto la sella e a miscela, no? E parte, lo carica sul treno, arriva in Sicilia e gira tutta la Sicilia. Qua è una sezione di Giacometti, com'è le montagne. Ecco, Giacometti però faceva parte di un altro gruppo, si chiama Misaele, non lo sapete da poco, anche il fiume di Senigallia, no? Perché Cavalli un giorno va con la sua auto e la sua famiglia a Senigallia, in presenza, poi fa un po' tardi perché il mare gli è piaciuto e non riesce a rientrare da dove era partito. Quindi si ferma a dormire, comincia a apprezzare il tutto e si trasferisce con la famiglia Senigallia, dove fonda questo gruppo Misa. E quindi mette insieme Giacometti e altri che faranno parte di questo gruppo. Però vedete, se conoscete, perché lo conoscete, il lavoro di Mario è completamente diverso dal concetto che aveva. E questo spiega molte cose, perché Giacometti faceva parte comunque del gruppo di Cavalli, però diceva che Monti lo faceva impazzire, ricambiato dalla stessa stella. Quindi era quello che diceva, è vero che avevano posizioni diverse, ma erano anche amici, si incrociavano, talvolta si trovavano in mostre che andavano all'estero in comune, era una cosa molto interessante. Mario è un caso un po' particolare, perché pur essendo uno dei due più famosi fotografi a suo tempo, noti anche all'estero, lui e Fontana, sono gli unici che erano davvero, davvero conosciuti. Poi c'era Basilico e c'era Merengo, però in realtà i due più noti erano, gli opposti erano da due. In realtà non era un fotografo professionista. Se guardavi la sua partita IVA, lui era uno che va al campeggio. Lui era uno che aveva il laboratorio di stampa tipografica che spiega tutto del suo piacere. Soltanto chi lavora con gli inchiostri può lavorare. Quello che vi dicevo, carta Tensi all'inizio, quando Tensi ha chiuso, acqua non lo cita.